deciso di scriverlo proprio per rispondere a un'esigenza che era intanto mia, di chiarirmi un attimo le idee sulla questione e poi di proporre a un pubblico ampio. Questo non è un libro per specialisti o specialiste, è anche eventualmente per un pubblico di specialisti e specialiste, ma diciamo, il pubblico ideale di questo libro è un pubblico largo, ampio, quindi vuole essere della divulgazione, buona divulgazione, spero, in ogni caso onesta, dallo sforzo che ho fatto è stato il più possibile onesto, ma vuole veramente rivolgersi a tante persone. Il problema qual era? Il problema che mi si poneva qual era? Era questa separazione tra la Grecia classica, quella che anch'io ho studiato al liceo classico di Genova, sono genovese, e la Grecia successiva al periodo classico ed ellenistico. Che è come avvolta da delle nebbie, è opacizzata da uno sguardo che secondo me è uno sguardo semplicemente storico di posizionamento nostro. Mi ricordo ancora quando mi è nata l'idea. Avevo in mano un libro di storia del liceo greco. Datomi da un docente di greco che vive a Nizza, un mio caro amico di Tessaloniki, e che mi passò questo libro. Io volevo leggere un po' la storia greca che i liceali studiano in Grecia, in greco moderno, perché il greco moderno è la mia passione. Non sono un'esperta di greco moderno, ma sono ancora una discente di greco moderno, questo lo voglio precisare. Questo libro bellissimo, molto interessante, a un certo momento mi propone una cartina geografica, dove c'era molto ben segnato il luogo dove sorgeva Costantinopoli. Lo sguardo era centrato sulla Grecia e su Costantinopoli, poi c'era dall'altra parte l'Italia, la parte ovest, diciamo, dell'Europa, un puntino su Roma, e c'era scritto Impero Ostrogoto. Era tutto colorato in marrone, era quello l'Impero Ostrogoto rispetto a l'impero romano d'Oriente, il vero centro della storia, il vero centro della grecità. Noi Roma, noi Italia, eravamo provincia barbara. Parliamo degli anni in cui appunto l'impero romano d'Occidente cade, Odoacro è il primo imperatore barbaro e poi arrivano gli Ostrogoti e Roma diventa di fatto periferia della cultura ellenistico-romana. La cultura ellenistico-romana continua, ma a Oriente, a Costantinopoli. Roma è periferica ormai. Non però nei miei libri di testo, non so i vostri, ma i miei libri di testo hanno sempre messo al centro, il mio sguardo cadeva su Roma e il resto era periferia. Quando invece era Roma la periferia. Allora mi sono detta, ma c'è un problema di prospettiva, di sguardo. Proviamo a spostare lo sguardo, a guardare come i greci di oggi guardano la loro storia e la nostra storia. E allora lì mi si sono aperti dei mondi. E ho cercato in questo libretto, che si compone di 24 piccoli capitoli, che sono 24 storie, in fondo, è un libro narrativo, non è un saggio. Vuole dare delle informazioni, anche di tipo documentario, ma è un libro che si legge come un viaggio, tante storie. Tra l'altro mi sono venuti fuori i 24 capitoli, che è il numero dei libri omerici. Mi sono detta, è un segno, qualcuno mi sta dicendo che sto andando nella buona direzione. Io sono anche un po' così, guardo queste cose un po', come posso dire, fantasiose, ma mi piace cogliere questi segni, questo kairos anche legato a dei dettagli. Quindi mi sento bello, 24 capitoli mi piace. Vuol dire che ho fatto un lavoro che forse potrà piacere, potrà incontrare l'interesse e il gusto di ragazzi, ragazze, persone più appassionate di Grecia in generale. Quindi l'idea è nata da questo problema, ricucire una storia strappata. Una Grecia classica, che è al centro degli studi classici, appunto, poi una Grecia medievale, moderna, che
che continua la sua storia, mentre noi ci dimentichiamo di lei in qualche modo, noi europei d'Occidente ci dimentichiamo di lei. Invece la Grecia classica continua appunto la cultura ellenistico-romana, questo connubio meraviglioso di cultura e di visione del mondo, continua a Costantinopoli, la città fondata appunto dall'imperatore Costantino, che con un'intuizione del futuro decide di fondare sulle rive del Mar Nero quella che lui chiama Nea Romi, Nuova Roma, perché la vecchia Roma era un po' in difficoltà, era al centro di, cominciava a essere appunto oggetto di attenzione di popolazioni provenienti dal nord, era in mano all'anarchia militare, un sacco di problemi che Costantino cominciava a non voler più gestire. Quindi comincia a spostare la sua attenzione, comincia a immaginare un nuovo inizio in qualche modo altrove. E infatti poi avrà ragione perché la Roma d'Occidente cade, ma la Roma d'Oriente continua la sua fioritura fino al 1453 con la caduta in mano dell'impero ottomano, quindi quando la Grecia comincia quel periodo della cosiddetta turcocrazia, la dominazione turca. E anche intorno alla caduta di Costantinopoli c'è una bellissima leggenda che racconto nel libro. Quindi questa è un po' la parte, l'idea iniziale del libro. Hai detto appunto una parola importante che è viaggio. I greci noi lo studiamo fin dal ginnasio, ma continuiamo a studiarlo anche dopo. Nascono come appunto un popolo di viaggiatori. Prima arrivano con la prima colonizzazione nella penisola balcanica, si insediano, poi dopo passano sulle coste dell'Asia Minore, poi arrivano fino alla Magna Grecia, nelle coste meridionali dell'Italia. Eppure c'è in questo viaggio una grande consapevolezza del fatto di essere greci, parlare greci, non parlare tra l'altro la stessa lingua, ma parlare lingue che tra loro si capiscono. Questa cosa poi continua anche dopo, perché nel tuo libro dai anche le cifre, me le sono scritte perché io i numeri non me li ricordo, che ci sono, mi pare, 14 milioni di greci che vivono nella penisola balcanica e 7 milioni di greci dell'estero, loro dicono proprio i greci dell'estero, nel senso la comunità dei greci che vive all'estero e che continua però a sentire un forte rapporto con la propria lingua, non solo lingua ma anche storie. Questa è una cosa che mi ha colpito molto perché noi ragioniamo tanto in questi tempi sull'identità, i confini, le nazioni, cosa tramandiamo della nostra cultura, cosa no. In realtà loro propongono forse in qualche modo un'altra modalità, una modalità che è basata su una condivisione forte di una lingua e di alcune storie, ma poi lo spostamento proprio. E di spostamenti nella storia dei greci ce ne sono tanti. Volevo appunto che raccontassi un pochino anche degli spostamenti che sono avvenuti nell'età successiva all'antichità, che qui noi tutti conosciamo e studiamo. Sì, effettivamente i greci ci insegnano che siamo tutti potenziali ospiti di qualcun altro e tutti potenziali ospiti che accolgono qualcun altro. L'importanza dell'ospitalità greca, che è tuttora qualcosa che di cui si può fare l'esperienza in Grecia. Personalmente ho avuto sempre la fortuna, quando vado in Grecia, di essere avvolta da questa loro naturale voglia di fare gli ospiti, effettivamente, magari a volte anche eccessivamente, con eccessivo entusiasmo, dipende poi dal carattere di ciascuno, ma la filoxenia greca è qualcosa che si può, secondo me, trovare anche oggi, nella Grecia di oggi in maniera molto palpabile.
Questa consapevolezza di doversi spostare, la Grecia è un paese piccolo, un paese arido, i greci per recuperare il grano, per fare il loro pane, andavano negli empori del Mar Nero. Il grano veniva dall'attuale Ucraina per i greci. Per questo la rivalità fra Atene e Corinto, per gli empori appunto sul Mar Nero. Appunto, sempre strategico e geopoliticamente caldo. Quindi la consapevolezza di doversi spostare ha sviluppato presso i greci in maniera intelligente questa l'idea dell'ospitalità che si riceve e che si dà, anche in funzione proprio del loro proprio interesse. Non è semplicemente un'idea solo altruistica, è un'idea intelligente, appunto pratica, l'intelligenza pratica, la metis. Greca. I greci cominciano a spostarsi molto presto, appunto per esigenze legate al territorio. Sulle rocce non si può coltivare grano, quindi bisogna muoversi, navigare, commerciare. I greci sono soprattutto commercianti sul mare, poi diventeranno anche guerrieri sul mare, ma in un secondo momento per esigenze semplicemente difensive. Con la presa di Corinto nel secondo secolo, la Grecia diventa una provincia dell'impero romano e i greci cominciano a spostarsi a Roma e lì nasce l'intreccio, quello che chiamiamo la cultura ellenistico-romana. Poi con la caduta di Costantinopoli in mano ai turchi ottomani, cioè questa migrazione di intellettuali, stampatori, filologi, intellettuali greci in Italia, e nasce l'umanesimo di fatto da una migrazione di esuli politici. Quindi l'arricchimento nasce sempre dall'incontro, dal quello che in francese si dice métissage, una parola molto bella secondo me. E i confini sono sempre porosi, se i confini diventano chiusura identitaria, ci perdiamo la vita, la ricchezza, la crescita, il cambiamento. L'identità è qualcosa di immobile, l'identità non è una gabbia, l'identità evolve col tempo, cresce col tempo. La storia è una storia sempre di migrazioni, di scambi, di incontri, anche di incontri conflittuali, ma comunque di incontri. Questa è una parentesi. Nel libro emerge questo discorso, ci tenevo che fosse chiaro che la cultura classica non è un feticcio immobile, non è qualcosa che noi usiamo contro qualcun altro per dire noi siamo questo, voi siete quell'altro. No, non è questo, non è appunto un qualcosa da guardare come da mettere in una teca e da immobilizzare nel tempo, no, quest'altro. È appunto una cultura di scambi e di intrecci. Poi dopo il caduto di Costantinopoli e l'arrivo dei greci in Occidente, la nascita dell'umanesimo, poi abbiamo quella che nel tempo si chiama appunto, i greci chiamano la diaspora, in Grecia, il ministero della diaspora, la chiamano la diaspora, quindi letteralmente la disseminazione, per dire che i greci all'estero vanno, io lo interpreto così, la diaspora è una semina sparsa. I greci vedono il loro viaggio, la loro migrazione, spesso per ragioni economiche, nel mondo come un modo per seminare e portare i semi appunto della loro cultura, della loro esperienza storica. Quindi è un modo per vedere la migrazione, che è un fatto drammatico, 7 milioni di greci fuori dalla Grecia, sono veramente tanti, tanti greci che viaggiano nel mondo. Molti di questi viaggi, come dicevo, sono dovuti a invasioni, momenti drammatici, ricordiamo anche per esempio la giunta, il colpo di stato militare alla fine degli anni 60 che ha visto molti rifugiati politici in Italia, in Francia, da Parigi moltissimi greci sono rifugiati negli anni della giunta militare. Nel libro racconto anche una storia che riguarda direttamente la mia città,
è un giovane studente corfiota che ha lasciato l'isola di Corfù nel periodo della presa di potere dei colonnelli. E Costantinos Georgakis, un ragazzo che faceva parte del PASOK, del neonato PASOK, il Partito Socialista Greco, che faceva militanza politica a Genova, si era iscritto a geologia, denunciava le infiltrazioni, la violenza della giunta militare in Grecia, e la giunta, i servizi segreti cominciano a attenzionare le attività di Georgakis anche in Italia e a togliergli, per esempio, la possibilità di ricevere aiuti finanziari dalla famiglia, minacciavano la famiglia a Corfù. Georgakis decide di fare un gesto terribile, clamoroso, di protesta. Si dà fuoco in piena notte in piazza Matteotti a Genova, gridando in greco altre parole per incoraggiare, per invitare tutti quanti a aiutare la Grecia che voleva ritrovare la libertà. E purtroppo viene soccorso rapidamente da dei netturbini che si trovavano sulla piazza Matteotti, che è una piazza centrale, centralissima, e dietro piazza De Ferrari, che è la piazza principale di Genova. C'è adesso una stele che ricorda Georgakis, con delle bellissime parole. Georgakis aveva allora 26 anni, quindi testimone veramente nel corpo di una tragedia, di una catastrofe che ha segnato la storia greca, che non è la sola, perché dopo la giunta conosciamo la Grecia della crisi economica. Nella Grecia è un paese estremamente travagliato, e sempre capace di in qualche modo ritrovare la forza proprio nella sua cultura, nella tenacità di alcuni punti fermi del modo di essere greco. Ecco, quindi le migrazioni dei greci sono spesso legate a momenti di crisi, di invasioni, cadute, catastrofi, e poi ci portano c'è sempre un risvolto positivo. Omero dice Zeus ci manda un male, ma anche un bene. È un po' casuale, perché Zeus pesca da questo suo vaso, ma nella casualità c'è anche una possibilità, appunto, di trovare qualcosa di buono anche nel male. Ecco, questo è un insegnamento antico che per i greci, secondo me, ha validità ancora oggi. È abbastanza inevitabile in questi giorni appunto collegare per la Grecia il discorso del viaggio al discorso della catastrofe, perché quello che abbiamo visto negli ultimi giorni appunto non può uscire dalle nostre menti. Però di catastrofe i greci ne hanno avute tante. Io non le conoscevo prima di appassionarmi alla storia della Grecia moderna, perché sì, è vero che avevamo studiato la Quarta Crociata del 1203 o 4, adesso vi correggeranno colleghi di storia, ma non avevamo capito che i crociati, partiti teoricamente per andare a Gerusalemme, in realtà si erano fermati a Costantinopoli e avevano saccheggiato tutto, poi avevano trovato abbastanza ricchezza e quindi in Terra Santa non c'erano neanche andati. Ma soprattutto, e qui i ragazzi forse sono contenti di quello che hanno fatto i crociati, avevano distrutto grande parte del patrimonio delle opere della Grecia classica lì conservate. Perché noi diciamo sempre, la letteratura greca si è perduta perché i turchi hanno fatto incetta, e l'altro grande elemento di censura è il cristianesimo, che non ha distrutto il cristianesimo, ma ha messo in secondo piano i testi classici, o li ha rivisitati, e così in qualche modo alcuni si sono persi, perché magari sono stati bruciati per altro, nei conventi, eccetera. Ma sono stati proprio anche i crociati a distruggere tutta questa grande parte dei testi classici su cui i ragazzi si affaticano, cioè queste molte più versioni da correggere se non fossero andati crociati a Costantinopoli, eccetera. Però
l'altra cosa molto interessante di queste idee che viaggiano, di queste catastrofi, che provocano poi spostamenti di idee, è anche come noi vediamo questa cultura che chiamiamo classica, questi testi che noi leggiamo nella letteratura romana. Perché se non, senza interrogarsi su qual è stata la loro strada per arrivare fino a noi, non è che ci sono stati sempre i libri di versione di professori di latino e greco per la tormenta, no? Quello sì, a partire dalla perdita immediata, quasi immediata, dei libri di Aristotele, di cui sono rimasti soltanto certi, forse i peggiori, che poi hanno influenzato tutta la cultura medievale, la storia di come i testi greci sono arrivati a noi dice tanto. Francesca scrive nel libro, mi è piaciuto come lo scrive, mi ha colpito che dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, la cultura ellenistico-romana. Ellenistico-romana, cioè non greca, perché la grecità è fatta di tante cose diverse, ma la cultura ellenistico-romana migra a Oriente, cioè i testi con le persone che li sanno leggere in Italia non ci sono più, perché ci sono periodi, quelli che poi sono stati chiamati secoli del Medioevo. Quindi la cultura migra lì e lì viene conservata la cultura ellenistico-romana, che poi, come ha detto lei, tornerà qua. Dopo l'invasione dei turchi e la ristudieremo. Ma c'è un altro grande cambio di prospettiva con cui noi nel 2000 dobbiamo fare i conti, ed è come la Grecia è stata vista nell'Ottocento. L'anno scorso, nel 2021, quando Francesca ha scritto il libro, era l'anniversario della rivoluzione greca, della liberazione dei turchi. E diciamo che in quel momento, nell'Ottocento, tutta l'Europa guardava alla Grecia e parlava della Grecia. Citi una frase di Leopardi, che è la nazione greca che per spazio di intorno a 24 secoli, senza alcuno intervallo, fu nella civiltà e nelle lettere il più del tempo sovrana e senza pari al mondo, è quello con cui noi abbiamo a che fare. E quindi l'altra parte interessante, secondo me, su cui riflettere, è come ha attraversato la cultura europea dell'Ottocento e del Novecento tutta questa informazione che adesso noi abbiamo. Sì, effettivamente Leopardi nel commento all'orazione di Ministro Platone dice che vuole sottolineare come la Grecia fosse rimasta sempre sovrana, nazione sovrana, il termine che usa, la Grecia spostata ad Oriente, la cultura ellenistico-romana ad Oriente, mentre nell'Occidente medievale era fatto di rozzi, ignoranti sostanzialmente. Leopardi cerca di aiutarci a mettere in prospettiva questa fondamentale diversità. Pensate che i manoscritti, quando venivano trascritti, quando c'era il greco, a volte i copisti, come gli amanuensi, i copisti scrivevano accanto: Grecum est, non legitur. Cioè, non lo capisco, non ce la faccio più, non ho più le basi. Si era perso il greco. E Leopardi ci ricorda appunto che la Grecia, la cultura ellenistico-romana era migrata ad Oriente, in Occidente c'era un altro mondo, un'altra cultura influenzata appunto da popolazioni nordiche, quelle che i greci avrebbero chiamato barbare, ma i barbari chi sono? Sono quelli che parlano una lingua che non si capisce. Che fa barbaro, cioè che fa dei, emette dei, emettono dei suoni non intelligibili. Nell'Ottocento, appunto, all'epoca in cui Leopardi scrive queste parole, la Grecia, sotto la dominazione ottomana, alza la testa e cerca di liberarsi finalmente, il periodo delle nazioni che cercano di liberarsi dalla dominazione straniera. L'Italia fa parte di queste nazioni, quindi c'è un grande movimento di simpatia e di partecipazione alle sorti della Grecia. Abbiamo personaggi come Lord Byron che addirittura partono con un contingente proprio. Lord Byron era ricchissimo.
Quindi si paga un esercito personale in parte, poteva starsene tranquillo dove era in Inghilterra, e morirà in Grecia, non combattendo, morirà di una febbre malarica a Missolonghi, ma era un aiuto effettivo militare alla Grecia in rivolta contro la dominazione turca. Ci sono altri personaggi, Santore di Santa Rosa, un altro aristocratico piemontese che parte per combattere come soldato semplice, accanto ai greci morirà combattendo a Navarino. Ne abbiamo moltissimi uomini di altre nazioni che decidono di unirsi all'epanastasi, appunto alla rivoluzione greca, perché la Grecia rappresentava una possibilità per tutti i popoli di liberarsi dal giogo dell'oppressore. La Grecia è sempre quel paese che risveglia il desiderio di libertà contro il dispotismo. E quindi tutta l'epica delle guerre persiane, Maratona, Salamina, i greci che vogliono, i piccoli greci che vogliono la libertà contro i grandi, ricchissimi persiani, popolo di servi, di duloi, di sottomessi al re dei re, Darius, appunto. Ecco, si riattiva questo racconto, questa rappresentazione, e l'Ottocento dei popoli guarda la Grecia come esempio e quindi si appassiona delle vicende di questa nazione di fatto periferica, considerata barbara. I greci dell'Ottocento vivono un po' un complesso di inferiorità, parlano di nazioni incivilite, Francia, Italia, Inghilterra, perché loro si sentono diventati barbari, cioè diventati con l'oppressione turca avviliti nelle loro vere potenzialità. E da qui nasce anche quel problema di cui abbiamo parlato anche ieri, della lingua. Quando la Grecia si unisce c'è la grande questione: che lingua parliamo? Con che lingua facciamo letteratura? Molti sostengono la necessità di tornare alla lingua antica, la lingua classica, quella che loro chiamano la lingua pura, la katarevusa, che in realtà vuol dire lingua purificante, purificatrice. Invece alcuni coraggiosi intellettuali sostengono la necessità di parlare e di scrivere, di fare letteratura, nella lingua di Motiki, nella lingua del popolo, che invece i puristi ritengono una lingua appunto barbara, imbarbaritasi durante i secoli della dominazione turca. Invece poi vincono i partigiani della lingua popolare, anche se dopo il periodo della giunta di fatto, perché con la caduta dei colonnelli nel 74, 1974, che finalmente i greci si decidono per la lingua popolare, la dimotiki, come lingua comune, come quella. Quindi i greci dell'Ottocento sono visti come gli oppressi che si devono liberare, e tutti i popoli europei, italiani, inglesi, francesi, tedeschi, insomma tutta l'Europa incivilita, come dicono i greci, si schiera a fianco della causa. Tutti i liberali, ecco, si schierano a fianco dei greci. I greci riusciranno a liberarsi nel 1821, anche se l'unificazione della Grecia poi avverrà solo nel 1864, con l'unificazione insieme alle isole ioniche, che sono appunto queste, le sette isole dell'Eptaneso ionico, che sono l'ultima parte di Grecia che si attacca alla Grecia continentale. E da queste isole ioniche viene la prima letteratura della Grecia unificata, perché Dionisio Solomos è l'autore dell'inno greco di oggi, l'inno alla libertà, ed è anche un autore nato a Zante, come in Foscolo, che sostiene fortemente la causa della lingua popolare e che scriverà i primi testi in il neogreco letterario. Praticamente è il Dante, se così posso dire,
della Grecia unificata, perché non avevo una lingua letteraria, avevo una lingua orale, dei canti popolari, che non era fissata in forma scritta. Lui la prende e ne fa qualcosa di più strutturato in senso letterario, prendendo a modello la letteratura italiana e in particolare il Magistero di Ugo Foscolo. Quindi di nuovo vedete come tutto si muove attraverso il mare e le rinascite sono anche riprese del passato. Solomos guarda a Foscolo, guarda a un poeta greco in lingua italiana, perché io mi ricordo al liceo, mi dicevano Ugo Foscolo poeta italiano. Poi ho scoperto che non è vero, Ugo Foscolo non è un poeta italiano, cioè poeta in lingua italiana, ma è nato in Grecia, suo padre era greco, di origine veneziana, ma era greco, insomma, scusate, suo padre era veneziano, sua madre, Diamantina Spatis, era greca, greco-ortodossa, suo padre è veneziano, ma ormai da diverse generazioni stabilitosi in Grecia, quindi la sua lingua madre era il dialetto greco-zantiota, che d'altra parte Ugo Foscolo usa nelle lettere alla madre, con errori, perché era una lingua appunto orale che lui scriveva con difficoltà, mentre conosceva benissimo il greco classico, perché l'aveva appunto studiato sui libri, mentre il greco moderno era solo una lingua dell'orecchio, una lingua del cuore, che usa infatti con sua madre esclusivamente, mentre scrive, come sapete, solo in lingua italiana. Però è un poeta greco in lingua italiana. Sarebbe bene anche queste cose qui, come dire, precisarle per capire come la letteratura cosiddetta della migrazione non è una cosa di oggi, non è una cosa che riguarda solo l'Italia oggi, ma è un fenomeno antico, appunto, come si dice, strutturale e non emergenziale. Allora, nel libro ci sono anche tante cose ovviamente che riguardano i miti greci, le etimologie, eccetera, che sono le parti che più di solito appassionano gli studenti. Ma noi unicamente abbiamo parlato di quello che ci appassiona, che è il luogo, che è questo appunto mistero della sopravvivenza della lingua e dell'identità greca nonostante tutte queste avversità, tutte queste perdite, tutti questi tentativi di cancellazione. Adesso noi parliamo di cancel culture, però ci sono stati periodi in cui proprio sono stati distrutti i libri, al di là di corretti, bello, brutto, grasso, magro, cose di che adesso non tanto di moda si soffre.